questo video per presentarvi questo set di carri grazioli 600/7, mi sembra. Vediamo se ho azzeccato. Sì, più o meno 200-600 MT. Oggi sono qui con un ospite speciale della pagina di FMark95, fan mio di tutti gli altri albi. Se vuoi presentarti. Ciao, il nome di Lotus se vuoi. Ecco, si chiama Angela. È un ospite che mi ha chiesto di poter giocare con me e gli altri, quindi ho approfittato per sfruttarla un po', per darmi una mano. Come detto, oggi sono qua a presentarvi questo set di carri grazioli. Come vedete sono versione multicolore, lei è su quello versione fan, dato che è una fendista. Come vedete ha un dirt sulle gomme, dirt anche sul cassone, che si vede poco, è leggero. Ma come sempre hanno aggiunto cilindri idraulici, cannette idrauliche, disponibili in versione New Holland, versione Fang, versione John Deere, versione Black Beauty e versione Standard. Quanti litri contiene il carro? 38.000 può essere. 38.000 litri? Sì, ma contiene 38.000 litri ciascuno. E adesso vieni qua, seguimi, vieni qua al punto di scarico, così vi faccio vedere un po' il plane dinamico che è stato sistemato dall'ultima versione, evitando di fare incidenti gentilmente. Vieni qua, dai. Sì, dai. Dai che ce la fai. Io ce la faccio per sempre tutto. Buon, brava, cerca di evitare di far danni. Insomma, questi carri qua li ha modificati. Ok, siamo bene. Ne ha modificati già Blue Farmer 92. Come vedete ha potuto solo modificare. Ok, epic fail test mode by Angela. Questo è per dimostrare che non sono l'unico che fa danni, quindi non dite che sono sempre io. Ma come vedete questo è fatto. Cosa c'entro io? Come vedete sono stati modificati un po' a bona, ecco, non ho potuto modificare ad esempio la struttura. Infatti come vedete il rimorchio è fatto con programma 3D, ma non è stato neanche modellato bene. Vedete infatti i segni della modellazione, ad esempio qua sul cilindro dei freni ad aria. Adesso è disincastrata. Notate anche la scritta qua della Stioli che è un po' sgranata per il fatto che già non ha potuto modificare. Oh, se mi gira intorno, sento ZDA, dai. Ho potuto modificare la scritta, ho potuto solo modificare aggiungendo delle cose qua, ad esempio cilindri idraulici e basta, quindi diciamo che una modellazione in parte fatta bene, in parte fatta così, tanto perché non la poteva fare. Bon, dopo aver sistemato i disastri di prima, ho posizionato il carro, adesso la mia assistente vi mostrerà il plane dinamico. Premi Q, dai, vi faccio vedere un po' lo scarico. Bon, come vedete scarica bene come prima, prima invece scaricava da un lato, adesso invece scarica in modo più o meno omogeneo, anche se non si può pretendere tanto da questo gioco qua, perché dal 2015 stanno iniziando a scassare un po' le balle ai motor per il fatto che non si può modificare più di tanto una moto. Se devi modificare qualcosa devi star lì a smadonnare, insomma. Ecco, notate anche il cilindro idraulico lucido, hanno messo anche la reflection e tutto quanto. Notate anche la struttura fatta bene, anche se purtroppo non si può modificare, non si può neanche ritoccare in modo decente. I cilindri idraulici funzionano perfettamente. Insomma, ormai il modo di infarmi nel 2015 è dedicato solo alla conversione e all'adattamento di mod vecchie dal 2013 anche 2011 a volte. Però il programma è fatto talmente schifo che sinceramente sarebbe meglio lasciar perdere. Quindi ragazzi, se vi piacciono questi carri qua, ma siete fendisti come l'Angela, allora potete scegliere questo carro qui, o se no avete a disposizione quegli altri carri che vi ho fatto vedere prima, o se no la versione standard. Ringrazio la mia assistente Angela per i disastri. Fa quello che ne fa pochi. Esatto, cioè sono un mister distruttore, quindi lei ha imparato da me. E vabbè, grazie per l'aiuto, grazie per i disastri, grazie per aver distrutto mezzo trattore.
dirti altro proprio. Prego. Bravo, No. grazie. Niente. Boh. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.